puntata di Municipio X. Prima di conoscere insieme l'ospite di questa puntata, guardiamo il sommario per guardare i temi. Oggi, insieme a Caterina Antola, presidente del Municipio 3, ci occuperemo di piazza e partecipazione, diritti per tutte e tutti, e poi avremo la nostra consueta rubrica Voci da Marciapiede. Allora, è arrivato il momento di dare il benvenuto alla Presidente. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Tra l'altro è la prima volta che ho modo di avere un'intervista con la Presidente, che è l'unica dei municipi. L'unica, esatto. Allora, prima di darle la parola e guardare un po' i temi che abbiamo accennato con il sommario, devo sottoporla al grande quiz. Accidenti. È il nostro quiz che speriamo vi possa mettere un po' in difficoltà, ma in realtà è un modo per conoscere meglio il territorio. Le pongo la domanda, poi lei mi dirà la sua risposta, vediamo se indovina. La domanda è la seguente. Quale corso di studi non si trova nel polo universitario di Città Studi? Scienze agrarie? Scienze della comunicazione oppure informatica? Scienze della comunicazione. Vediamo se la risposta è esatta. E della regia ci confermano che ha risposto. Bene, mi fa piacere. C'è una certa ansia di fronte a Cerchiamo questo quiz. Cerchiamo prima di creare un po' di tensione. Sì, è giusto. Però è andata ecco, bene. Scienze grazie. Della comunicazione non è in Città Studi. No. Allora, cogliamo l'occasione per darle la parola e partiamo parlando di quello che noi abbiamo riassunto come piazza e partecipazione. Però lei mi spiegherà meglio. Va bene, la ringrazio di darmi la parola e volevo dire proprio centrale l'argomento della nostra conversazione su questo tema che è stato un po' un filo conduttore della nostra azione politica amministrativa, perché il concetto di piazza, di giardino aperto e con la partecipazione dei cittadini e spesso degli alunni delle scuole è stata proprio un nostro obiettivo. Ne abbiamo realizzate diverse insieme al Comune Centrale oppure anche grazie ai fondi della manutenzione straordinaria del municipio. Mi piace ricordare la prima, che è quella in rimembranze di Lambrate, che con degli interventi piuttosto semplici è stata resa molto visibile e con l'apposizionamento di due ping pong e qualche tavolino, vicino abbiamo un liceo, si è creata un'animazione positiva ed è ancora tuttora dopo 4-5 anni è ancora veramente una piazza che ha avuto un respiro diverso. Abbiamo fatto anche altri interventi, per esempio in piazza Leonardo da Vinci, sempre davanti alla scuola primaria, una riqualificazione molto bella e importante con giochi per piccoli e più grandi, quindi anche questo è un modo proprio per abitare i luoghi in maniera positiva e giocosa. Abbiamo in programma diversi ancora interventi, ma che si stanno inanellando uno dietro l'altro. Vabbè, in corso c'è la piazza Lavater, c'è un parco giochi, due parchi gioco che sono partiti in questi giorni, uno in via Rizzoli, nel quartiere di via Rizzoli, e uno in piazza Guardi, con dei giochi inclusivi come abbiamo già realizzato nel Parco Lucarelli al quartiere Feltre. Mi piace ricordare che ci sono delle piazze particolari come Piazzale Gobetti, per esempio, è frutto di un intervento dei cittadini attraverso l'adesione al bilancio partecipativo e insieme ai cittadini, al Comune Centrale, ai settori tecnici e al Municipio sarà una piazza che anche lì partiranno a brevissimo i lavori. È una piazza che si aprirà al quartiere, perché purtroppo è una piazza che in questo momento ha un po' di fragilità, di difficoltà, c'è la vicinanza con la stazione di Lambrate e quindi l'idea è proprio di aprire dei varchi, quindi per rendere anche la permeabilità nelle vie limitrofe e poi naturalmente riqualificarla, rimetterla insomma in ordine anche da un punto di vista del verde. Un altro intervento importante, sempre che vede la partecipazione dei cittadini, è un intervento prima di urbanistica tattica. L'urbanistica tattica ormai i cittadini la conoscono, comunque è un intervento di pitturazione a terra degli spazi che poi domani, ma nel giro di poco tempo, diventeranno in struttura, in modo che la gente si abitui a vivere lo spazio in maniera diversa. Ci siamo nell'ambito del progetto Piazze Aperte, i lavori importanti sulla Piazza Baccone, dove affacciano quattro scuole, le medie, le elementari di Piazza Baccone e tre scuole dell'infanzia, che ha degli incroci pericolosi molto lunghi e quindi questo intervento, che sarà l'intervento di urbanistica tattico più
grande che è stato realizzato a Milano, ma oltretutto anche complesso da un punto viabilistico, per cui però vedrà la partecipazione dei genitori, delle associazioni che naturalmente l'hanno costruito, e in contemporanea ci sarà anche la pitturazione di un murale molto bello sulla piscina di Piazza Bacone, piscina Bacone, nell'ambito del progetto Mani, che è un progetto cittadino, quindi con l'intervento di artisti internazionali. Quindi questo, ecco, in questi giorni si sta realizzando in Piazzale Piola un progetto che è stato donato alla città dallo spazio Teatro Noima di Livia Pomodoro in onore della sorella Teresa. Teresa, che è la fondatrice del Teatro Noima, che è vicinissimo a Piazzale Piola in via Zanoia, e vede proprio la riqualificazione del centro di questo piazzale, che è un piazzale piuttosto anonimo, perché non è facile da raggiungere, non è anonimo, è difficile da raggiungerlo perché è circondato da queste vie molto ampie. Però all'interno ci sarà una scultura di Azuma, che è uno scultore giapponese mancato, ma che è ricordato nel Famedio, che era molto amico di Livia Pomodoro, e la scultura si chiamerà Colloquio. Li vedrete, non vi anticipo nulla, c'è una sorpresa, ma la cosa più bella, secondo me, oltre a queste sculture, questo dialogo fra Livia e l'amico Azuma, è la piantumazione di 22 ciliegi sakura, i ciliegi giapponesi che fioriscono tutti insieme improvvisamente nel giorno di primavera e renderanno la piazza davvero una piazza incredibilmente rosa, colorata, e quindi questo sarà anche una novità per Milano, per cui questo mi piace molto l'idea, sono anche anch'io molto curiosa di vederlo. Oggi casca proprio un po' a pennello la questione degli spazi aperti, in questo caso sicuramente piazza e partecipazione, perché sono diventati poi un luogo aggregativo per eccellenza, cioè ci permettono lo spazio ma allo stesso modo di viverci. Infatti è proprio questo, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo questa necessità di stare all'aperto, sempre distanziati e tutto quanto, però trovare degli spazi vivibili e aperti è sicuramente un buon modo di vivere la città. Volevo ricordare, se si posso, abbiamo il tempo, allora un grande intervento che stiamo facendo ormai da un paio d'anni insieme naturalmente a tanti enti diversi, dai comuni, da Sesto San Giovanni fino al quartiere Feltre, è il progetto Re Lambro, un progetto che è appunto promosso da ERSAF, dal Comune di Milano, Sesto San Giovanni, ma il Municipio 3 ha sempre partecipato, nel tratto che lo riguarda, alla riqualificazione delle sponde del fiume Lambro, che come sappiamo è un fiume che purtroppo risente dell'inquinamento prodotto a nord del fiume. Però si sta cercando proprio di migliorarne le sponde, quindi creare dei percorsi ecosistemici per salvaguardare la fauna, la flora, e anche è una delle particolarità del fiume Lambro è che è un fiume urbano, quindi risente anche dell'urbanizzazione e anche di insediamenti abusivi, che in questi giorni stiamo cercando proprio di risolvere, perché davvero creano anche come dei tappi, cioè ci sono delle zone anche non di proprietà del comune, anche di proprietà di terzi, che sono occupate abusivamente da particelle ortive, da baracchette eccetera, e che quindi stiamo cercando di liberare per avere una continuità di verde. E anche questo è proprio un po' un sogno di creare, sia all'interno del quartiere Rizzoli ma anche giù verso il quartiere Feltre, una continuità proprio per permettere la camminabilità, la pedonabilità e anche andare magari in bicicletta lungo le sponde. Quindi questo è proprio un po' un'idea di città a 15 minuti, come ha detto giustamente il Consiglio Comunale, e a cui noi poi come municipi ci siamo adeguati dando anche delle nostre indicazioni, delle nostre osservazioni. Città a 15 minuti vuol dire che ogni quartiere è praticamente autonomo, cioè ha il suo centro, il suo parco, i suoi servizi, ecco, e quindi questo è veramente proprio per non gravare e non avere sempre il centro come punto di riferimento, ma perché i nostri quartieri, per esempio qui siamo nel quartiere vicino a San Siro, venendo qui
È un'altra città bellissima, bellissima perché ci sono case più piccole, ogni quartiere di Milano ha davvero la sua particolarità. Sì, che poi il quartiere diventa fatto su misura di chi lo abita, perché ogni posto ha la sua peculiarità. Infatti, e quindi questo, lì c'è il Parco Lambro, il verde, ecco che gli abitanti devono poter vivere il verde in sicurezza e piacevolmente, non doversi far largo dalle, la pattumiera. Ecco, no, cosa la prima dice. Cosa che ha detto appena il discorso, il fatto di far rivivere i luoghi vicino alle scuole, c'è cioè la piazza che è vicino alla scuola, esatto, ha il tavolo da ping pong, è sempre viva, rende l'idea, secondo sì, me, perché la scuola è vita, comunque, infatti, in questo senso, ragazzi, infatti, bambini che animano lo spazio. Il ping pong è stato davvero una, perché l'abbiamo messo in, ma anche in altre parti della città, però noi ci abbiamo creduto molto. Io non ero, è un modo di aggregazione davvero che non immaginavo, ne abbiamo messi in via Morgagni, al quartiere Feltre, ce li chiedono proprio perché adesso al quartiere Rizzoli ne metteremo uno, perché è davvero uno sport, un gioco, un divertimento. Io ho giocato tantissimo, per esempio, da ragazza, ed è divertente. Anche perché non è di contatto, quindi bravissima, oggi è perfetto. È gratuito, stai all'aria aperta. Sì, si esatto. Anzi, abbiamo creato dei piccoli patti di collaborazione per incentivare l'uso del, con i bar vicino, abbiamo depositato delle racchettine con le palline, poi adesso ormai dopo 2 o 3 anni questo è, però all'inizio proprio, cioè, anche per incentivare per avviarlo, un po', per avviarlo, sì. E quindi questo è stato davvero proprio una cosa vincente, che naturalmente è stata proposta dal Comune Centrale, ma dove noi ci siamo un po' tuffati e ci abbiamo creduto, ecco, questo sicuro. La ringrazio per la presentazione, anche perché è un modo per oggi, soprattutto in cui abbiamo bisogno poi visibilmente dello spazio aperto, per riconoscere anche quelli che sono i territori più vicini, insomma gli spazi più vicini, infatti, scoprire anche come riabitarli nuovamente. Tra l'altro abbiamo parlato di sport, mi viene in mente che noi adesso abbiamo la nostra top 5, che oggi è in tema. Direi che possiamo guardare insieme il titolo della top 5 e scopriamo quali sono gli sport, insomma, gli sport che non avresti mai pensato di poter praticare a Milano. Poi, Presidente, li commentiamo insieme, però prima guarderei il numero 5, abbiamo la pesca. Saliamo al numero 4. Qigong o Tai Chi Quan, insomma la pronuncia è sempre un po' difficilotta, ma andiamo sul podio. Cricket, numero 2, badminton, sì. E al posto numero 1, kitesurf, questo perché l'idroscalo ce lo permette. Esatto, infatti. Però mi sa che visto, lei prima aveva menzionato uno sì, sport. Guardate, sembra davvero, mi piace molto questa domanda, perché come municipio abbiamo inaugurato uno sport particolare, poco conosciuto, ma che sta avendo un bel successo. Abbiamo insediato, mi pare, 12 o 13 buche dello sport disc golf, si chiama. È uno sport che viene dall'America, è il primo campo pubblico in Italia, cioè gratuito, quindi qualsiasi persona può andare, basta avere un frisbee. E è in Viale Turchia, di fronte proprio a Cascina Biblioteca, quindi dopo Via Feltre e la parte di Parco Lambro, dietro, diciamo, al cimitero di Lambrate. Quindi è un'area che era molto poco conosciuta e anche frequentata non benissimo. Quindi questa, anche questo, che è un po' il successo così molto semplice ma quasi garantito, che se tu riempi gli spazi, o comunque vivi gli spazi in maniera positiva, si riesce a veramente un po' a debellare quelle che sono le pratiche poco corrette o illegali. E devo dire che in che cosa consiste questo sport? Sono dei cestoni ad altezza di 1,20 m, 1,5 m, dei cestoni di metallo. A mia altezza, insomma. Esatto. E è come il golf, praticamente tu devi, a distanza di 100 metri, non lo so, ci sono delle regole speciali, devi lanciare il frisbee e colpire e centrare il cestone. Se voi andate il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, anche la mattina, c'è l'associazione dei disgolfisti, col mitico Alfredo Lazzarini che la anima, che è campione italiano, fra l'altro, dopo che si è allenato praticamente in maniera estenuante in questo campo, ha vinto il campionato italiano. Ma andate a vedere su internet, vi capiterà, è divertente. E fra l'altro, la cosa a cui non pensavamo, di fronte c'è la Cascina Biblioteca
e ci sono i tutor dei ragazzi con difficoltà di abilità, sia anche psichiche oppure comunque delle fragilità loro, e hanno scoperto che la bellezza di questo gioco, perché comunque non è un gioco competitivo, nel senso che devi centrare il cestone, e davvero stai all'aria aperta, gratuitamente, passeggi nel Parco Lambro, che è bellissimo, e passi un pomeriggio di divertimento. A Cascina Biblioteca, se volete, ci sono i frisbee depositati dal Municipio 3, e quindi potete chiederli e ve li danno. Non ci resta che provare, anche perché per me è uno sport nuovo, non lo conoscevo. Anch'io non lo conoscevo, però ci abbiamo creduto e l'abbiamo proprio fatto noi come municipio. Il positivo di questa top 5 è anche quello, perché noi diciamo facciamo conoscere ai cittadini degli aspetti della città. È molto, molto, infatti, mi date questa opportunità. Appunto, aggiungiamo la top 5 e questo sport. Disc golf. E appunto quello che dicevate dell'idroscalo, anche questo l'ho scoperto recentemente, e vi volevo dire una notizia forse, che hanno finalmente deliberato la possibilità di una ciclabile che riesce a percorrere tutta la via Corelli in fondo, che praticamente connetterà Milano con l'idroscalo, con la bicicletta, e questa, adesso i lavori non sono ancora iniziati, ma ben presto saranno, e questa è una cosa che tanti cittadini richiedono, perché se percorrete la via Corelli vedrete tantissimi ciclisti che però si fermano al Forlanini, ma invece l'idroscalo è bellissimo, è città metropolitana, è sempre, quindi siamo sempre in un ambito comunale, però è davvero uno spazio meraviglioso, quindi consiglio a tutti di andarci, anche se al di fuori del Municipio 3, ma comunque non è che adesso proprio abbiamo i confini, esatto, non abbiamo proprio i confini di, anche se naturalmente ogni presidente tiene molto al suo territorio, questo sicuro. Però ecco. Poi diciamo che si lavora tutti insieme, sì, per uno spirito assolutamente comune, anche assolutamente. Perché il cittadino vive poi la città in sé, appunto, certo, insieme. E magari conoscere meglio il municipio vuol dire anche conoscere poi bene anche la città, insomma, degli aspetti nuovi che uno prima non si aspettava. La ringrazio, Presidente, e mi spiace non farle prendere fiato, insomma, perché con la mascherina diventa un po' faticoso. Ormai siamo abituati, purtroppo. Però abbiamo un altro macro tema importante da trattare prima di ascoltare le nostre voci del marciapiede, che è quello dei diritti per tutti, in questo caso per tutti e tutte, ecco, lo usiamo in termine inclusivo. Le lascio la parola, perché così andiamo a scandagliare un po' quelli che sono i dettagli interni. Sì, la ringrazio. Ho voluto parlare di questo tema, che è un tema che ci ha, io parlo sempre al plurale, perché noi siamo davvero una squadra e una piccola comunità che ha come obiettivo quello di prendersi cura un po' del territorio che sta in quel momento governando. Quindi questo è opportuno dirlo, perché il presidente non è da solo, ha sempre, o sola, ecco, la presidente in questo caso, però diciamo in maniera generale. Quindi abbiamo fin da subito avuto questo obiettivo, quello di promuovere e di tutelare i diritti, ma intesi un po' in maniera allargata, quindi tutto quello che è il tema delle pari opportunità, delle parità di genere, della lotta alle discriminazioni di ogni tipo, di carattere sessuale, di religione, di etnia, e quindi proprio a fare un discorso il più possibile inclusivo e di accoglienza. Quindi su questo le nostre politiche sociali sono state molto indirizzate a questo obiettivo. Abbiamo la settimana, per esempio, il forum delle politiche sociali, abbiamo il tavolo della non violenza che si è creato all'interno della commissione di educazione, in cui partecipano un sacco di associazioni, stanno crescendo a dismisura, quindi c'è questa visione della vita, della realtà, sia all'interno delle scuole, ma proprio anche di educazione alla non violenza, quindi al linguaggio appropriato, a un linguaggio non violento, anche al modo di fare politica, perché anche quello, la politica urlata a noi non piace, a noi piace la politica del fare, dell'agire, e anche nella contraddizione con temi difficili, però insomma cerchiamo sempre di essere costruttivi.
In questo ambito ho scelto tre interventi importanti a mio parere. Siamo riusciti durante il Covid ad aprire il centro Milano Donna in via Narni 1, sempre nel quartiere Rizzoli, che per noi è il quartiere più periferico, più estremo, ma che sta diventando veramente molto bello e molto ricco. E ci vuole tempo, però i cittadini hanno avuto la pazienza, hanno creduto in noi e piano piano stiamo riuscendo a, insieme sempre col comune, tutto quanto, però siamo riusciti a dare dei punti di riferimento. Questo centro Milano Donna, ne avrete sentito parlare, è un obiettivo del sindaco e grazie anche alla sua delegata Daria Colombo, che ha creduto tantissimo e ci ha spinto proprio a tutti i municipi ad aprirne uno in ogni periferia, siamo riusciti a aprire questo in via Narni 1. Grazie anche, devo dire, alla grande disponibilità dei miei uffici che hanno creduto anche loro. È stato proprio bello anche la creazione di questo spazio insieme anche agli uffici, ai dipendenti che hanno collaborato tantissimo, ai funzionari, al direttore. E finalmente l'abbiamo aperto, purtroppo la presenza non è possibile, però ugualmente attraverso l'online, attraverso gli sportelli che sono sempre su appuntamento, quindi si può andare fisicamente ma uno alla volta, la partecipazione di tante associazioni, dal telefono donna ad altre, che è la capofila, a tutte associazioni del territorio che hanno creato tutta una serie di sportelli di carattere di consulenza legale, giuridica, finanziaria, di tutela per il lavoro, quindi anche seguire come si fa un curriculum. E poi c'è anche un focus sullo sportello antiviolenza. Sportello antiviolenza che naturalmente è un primo impatto che può avere una donna con una persona, una psicologa, e poi dopodiché lì viene accompagnata a affrontare il tema della violenza. E poi ci sono una serie di attività di carattere ludico-ricreativo, insomma, che ci sono, è giusto anche che ci siano. In questo, sempre in questo filone del combattere la violenza sulle donne, abbiamo appena ultimato questo progetto che si chiama Scarpette Rosse, dedicato al famoso progetto artistico Zapatos Rojas, dove ci sono una serie di tappe create. Anche qui, sempre grazie all'intervento, cioè il municipio non è solo, è accompagnato in questo lavoro dalle associazioni del territorio. Abbiamo l'Ortica Memoria, Orme, che è il capofila, ma poi ci sono un sacco di altre associazioni che, se volete, posso indicare, ma rischio di Orme, Cooperativa Orticolo, il Circolo dell'Ortica, ANEDAN, AMPI, ANPC, SPI, Cooperativa Antonietta, OICHIA, ACLI, Mai da Sole, Cortili Solidali, Mamme del Rubattino e Vivi Rubattino, quindi associazioni del territorio che hanno creato questo percorso artistico in tappe ricordando le donne uccise durante i femminicidi durante il Covid, durante il 2020, e sono state 92 donne ammazzate dai compagni, dagli ex compagni, dai mariti, dai padri, dai fratelli, da uomini molto spesso e quasi sempre di famiglia. Quindi noi le abbiamo voluti ricordare anche in un libro che abbiamo promosso, e la grande c'è stata questa nostra amica, l'artista, drammaturga e attrice Elena Cerasetti, che le ha rese, traendole dalle rubriche, dalle storie vere, le di cronaca, le ha rese, se si può, drammatiche per quello che raccontano, ma da un punto di vista artistico. Quindi ha veramente, io non so come abbia fatto, perché ha veramente messo l'anima in questo lavoro, e gliene sono grata, perché davvero ha fatto un grande sforzo anche come donna, però abbiamo voluto, diciamo, onorarle e ricordarle.
L'ultima tappa che doveva essere diciamo vissuta l'8 di marzo insieme alle scuole, hanno partecipato delle scuole ed è stato bello, non siamo riusciti perché ovviamente eravamo in pieno lockdown, è stato bello, sono state belle, hanno realizzato un video questi ragazzi delle scuole di Cimiano, ma non solo, anche sempre del municipio, un video perché i ragazzi di 16-17 anni, ragazze e ragazzi, che sono rimasti molto colpiti da queste storie, le hanno vissute, cioè non, perché quando le leggi sul giornale ormai è quasi come se fossimo anestetizzati a questa tragedia. Invece loro le hanno conosciute, sono entrate nella parte, ma la cosa che abbiamo però voluto fare anche coi ragazzi è quello di dare un po' la speranza. Quindi loro si erano impegnati e si sono impegnati a esaminare, a vivere le storie con dove le donne ce l'hanno fatta a denunciare e a uscire proprio dal giogo della violenza. Quindi questo è stato un po' l'epilogo di questo percorso, che è comunque, sono installazioni che partono dal Cavalcavia Buccari all'Ortica, al Viale Cutuli al Rubattino, sul Ponte Viola e poi anche terminano appunto a Cimiano davanti alle scuole, ma lì non troverete ancora niente perché lo faremo, comunque su quello è sicuro. L'ultimo punto, se ho ancora tempo, ecco, tempo, bene. Anche questo era un punto molto delicato. Sì, molto delicato, che tempo sì, ci ha veramente molto coinvolti e io ho voluto proprio, quando abbiamo partecipato all'inaugurazione delle scarpette rosse sul Cavalcavia Buccari dell'Ortica, e tenete conto che è stato anche danneggiato. Voi pensate qual è l'odio che colpisce le donne anche in gesti di sfregio, di installazioni di scarpette dipinte, ma che rappresentano un simbolo. Quindi l'idea che ci sia qualcuno che le ha danneggiate ci deve spingere ancora di più a promuovere questi progetti e a non fermarsi mai, a lottare noi, le giovani generazioni, sia femmine che maschi, e anche i maschi devono essere abituati ed educati a sapere accettare i no, a non essere gelosi, possessivi, a non considerare la donna e la ragazza come un loro possesso personale. Quindi questa è un'educazione, è un impegno che noi ci dobbiamo prendere e assumere nell'educazione dei ragazzi, dei giovani, perché ormai i vecchi... Perché mi permetto di fare una piccola... Sì, prego, e ci mancherebbe. Il ruolo, secondo me, dell'arte in questo senso, cioè per il progetto e il libro, che poi dopo mostriamo... è proprio questo, cioè a volte la catarsi del dolore permette di capire, di fare proprio un sentimento che difficilmente magari si riesce a percepire, cioè magari io in qualità di donna con una certa sensibilità soffro all'idea che un'altra donna abbia provato qualcosa che io sento solo sotto forma di cronaca. Ma l'arte permette di avere un altro punto di vista. Giustissimo, è proprio la chiave di lettura, l'arte, è vero, ti costringe un po' a immergerti in questo argomento e a farti prendere dal pathos, dall'emozione, perché davvero siamo tutti un po' assuefatti a queste notizie che ci colpiscono, come i morti di Covid. Tutti i giorni leggiamo 300-500 morti. Io penso sempre che 300 morti sono una scuola. Quindi è come se morisse tutti i giorni gli alunni di una scuola. Non ci si può veramente rassegnare a questa cosa. Quindi vaccini a tutto spiano, perché se no non ce la faremo. Ecco, scusate, una digressione, sempre, però insomma, fa parte dei diritti alla salute. Ecco, infatti volevo terminare con questa, il diritto alla salute, ma non è il diritto, no, alle discriminazioni sostanzialmente, e poi in quest'ambito abbiamo anche avuto una certa attenzione. Il municipio 3 è la sede finale, cioè il punto d'arrivo del Pride, che voi sapete che è questa grande corteo, manifestazione di tutta la comunità LGBT e dei cittadini e delle cittadine, che negli anni si è visto crescere partendo dalla stazione centrale, ma poi attraversa tutto il municipio 3 e culmina in piazza Obardana, Porta Venezia. Noi come municipio abbiamo sempre sostenuto delle attività, diciamo, collaterali, ovviamente il Pride è il comune che lo organizza, però il municipio ha voluto essere vicino alla comunità arcobaleno
con per esempio promuovendo i mercatini di Natale, i mercatini durante il Pride, e poi abbiamo avuto l'attenzione per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, fra cui anche l'HIV, quindi attraverso sia una forma di informazione e di comunicazione, anche è stato fatto il convegno sulla PrEP, che è appunto questa forma di prevenzione, e sapere che da certe malattie adesso ci si può diciamo difendere in maniera molto più forte che non nel passato, quindi questo è importante, ma anche hanno somministrato l'esame per appunto scoprire se uno è positivo o meno, ma è importantissimo anche la prevenzione, perché se tu prendi il virus all'origine lo combatti anche facilmente, quindi questo è sicuramente quindi su questo noi continuiamo. C'è la fermata di Porta Venezia, la fermata Arcobaleno, su cui ci siamo arrabbiati tantissimo quando è stata tolta per una pubblicità che non sapevano forse che andava a distruggere un simbolo della nostra Porta Venezia, e allora vabbè, in pochi giorni anche il sindaco era intervenuto, si è ripristinata e adesso la vedrete tutta colorata. Sempre in tema di salute, mi piace ricordare, proprio in questi giorni abbiamo sottoscritto con Avis Lombardia una campagna di promozione, il primo municipio che lo fa, il 16 e il 17 aprile, una campagna per la donazione del sangue. Ci sarà un camper sotto il municipio all'aperto con dei gazebo vicini, si potrà prenotare per la donazione, perché c'è un grosso problema di carenza di unità ematiche, proprio per cui l'Avis è sul nostro territorio, in piazza, in Largo Volontari del Sangue, e insieme alla presidenza dell'Avis abbiamo organizzato queste due giornate, e anche lì abbiamo avuto grande disponibilità da parte degli uffici, perché non è così semplice organizzare. Quindi il 16 e 17 aprile ci saranno queste due giornate di sensibilizzazione, perché io non lo sapevo, il Comune di Milano manda a ogni diciottenne una lettera, l'assessore delle politiche sociali, per promuovere la donazione del sangue. Noi manderemo una lettera ai cittadini e alle cittadine del municipio 3, le riceverete, in cui vi segnaleremo questa opportunità dai 19 ai 59 anni. Anche quindi perché questo è un atto molto semplice e serve anche a chi dona il sangue, per bravissima, riceve gli esami, infatti, così sia un check-up generale. È proprio, infatti è questo, proprio la doppia valenza, insomma, sia fai del gran bene, ma ti fai anche uno screening sulla tua salute. Si aiutano due persone, esatto, insieme, è se vero. Stessi e l'altro. Quindi giusto, giusto, è proprio così. Grazie per questi punti, siamo riusciti sicuramente a elencarli e cerchiamo di approfondire. Noi, insomma, ogni puntata diamo spazio un po' a quelle che sono le novità principali. Però, Presidente, non voglio interromperla, ma dobbiamo lasciare spazio alle voci da marciapiede. In questo caso ben abbiamo volentieri il Movimento Porta Venezia, che ha per lei una domanda. Mandiamo il video e poi lei ci risponderà. Grazie. Buongiorno, sono Alfredo Cicognani, presidente del Comitato Movimento Porta Venezia. Ho una domanda per il presidente di municipio, ovvero, visto che stiamo vivendo un periodo difficile di distanziamento sociale ormai da un anno, l'idea che si potrebbe mettere in piedi è fare un progetto di inclusione che verte da una parte su l'agricoltura urbana e dall'altra su delle aree di svago a costo semi-zero, per poter favorire, una volta che tutto questo sarà passato, più convivialità e più interazione all'interno della collettività. Bene, Presidente, adesso lasciamo lei la risposta, così cogliamo l'occasione per presentare qualcos'altro di interessante del Municipio 3. Grazie. Allora, sì. Allora, il cittadino di Porta Venezia ha colto, diciamo, un po' nel segno, perché senza forse esserne a conoscenza, ed è invece molto importante. Noi abbiamo sul nostro territorio, sempre al quartiere Ortica in via San Faustino,
un giardino condiviso, il giardino San Faustino, che è di proprietà dell'Università Statale ed è dato in comodato al municipio. E 5 anni fa tante associazioni, c'è cioè proprio una filiera di associazioni, se ne sono presi cura. Voi immaginatevi, era una selva di rovi e intricati, adesso è una meraviglia. E queste associazioni se ne prendono tanta cura e recentemente è stato fatto anche un bando, si chiama Giardino, diciamo, della cura per le persone, perché ci sono 2 case di riposo di fianco. È un percorso della salute perché l'idea è stare in mezzo al verde, in mezzo alla natura, fa bene. Quindi è proprio uno studio fatto anche dall'università. In quest'area ci sono anche delle piccole, non sono particelle ortive perché il terreno per poter fare un orto devi fare delle bonifiche specifiche, ma ci sono dei cassoni, quindi ci sono, degli orti fatti dai cittadini. Quindi è uno spazio davvero dove ci sono entrambi le richieste del nostro amico di Porta Venezia e dove puoi sia svagarti perché sono state fatte anche un sacco di iniziative di carattere culturale, cioè le associazioni stesse, ma anche il municipio perché è un progetto del municipio e adesso rinnoveremo il contratto per altri 5 anni, per cui chi verrà dopo di noi avrà ancora la possibilità di godere di questo spazio bellissimo, andatelo a vedere in via San Faustino prima di arrivare al Ponte dell'Ortica. Quindi, Grazie, grazie grazie. Presidente, perché insomma questa puntata in particolare mi è sembrata un modo ulteriore per far capire quello che è il nostro intento come Municipio X, cioè far conoscere i vari municipi, ciò che accade dentro e così rendere la città molto più vivibile, conoscibile al cittadino. Però abbiamo toccato anche un tema che sicuramente ci sta a cuore in qualità di donne, ma non Eh sì. solo, e colgo l'occasione e vi faccio vedere il libro di cui parlavamo prima e insomma. Lockdown è stato chiamato così, con una grafica molto d'impatto. Elena Cerasetti è l'autrice e io la ringrazierò sempre perché ha fatto davvero e gliene lascio una copia perché ci Grazie. tengo proprio che lo lega. È una È lettura non faticoso, semplice, immagino. faticoso, ma merita anche per onorare le tante donne che purtroppo non ci sono più. Non bisogna fermarsi a questo, anzi, sicuramente sarà un modo nuovo per conoscere e capire Sì, anche la situazione. grazie, grazie dell'opportunità Grazie a lei, davvero. Presidente. Allora, colgo l'occasione non solo per salutare lei, ma per salutare anche i nostri ascoltatori. Speriamo di avervi dato delle informazioni utili e anche piacevoli. E per quanto ci riguarda, noi invece ci vediamo nella prossima puntata di Municipio X. Grazie.